Ragazzi e ragazze, bestie di YouTube Italia, io sono Davide Giovanni e oggi siamo qui in questo fantastico video. Vi state chiedendo cos'è la struttura qui dietro di me? Beh, dovete sapere che subito dopo aver messo l'elettricità a casa mia, Zerg è entrato nel server e mi fa: Davide, ti piacerebbe mettere l'orologio al tuo effettivo orologio? E io gli dico: ma bro, Zerg, signor, frate, ma Cellofi mi ha appena messo l'elettricità a casa. Per cui ci siamo accordati e abbiamo deciso di costruire un orologio qui al posto dello spawn, perché mi sembra la cosa più logica da fare. Intanto vi faccio vedere un pochino i materiali che ha scelto Zerg principalmente. Come vedete, tanta diorite. Abbiamo scelto la diorite perché si può farmare. Difatti cobblestone e quarzo formano la diorite, e soprattutto perché anche grazie alle mod abbiamo veramente tantissime varianti, tra cui sicuramente la più bella, ovvero quella del brick. Oltre poi alla diorite abbiamo deciso di metterci dentro anche un po' di sediment stone, perché ci sta bene, perché si mescola bene, e anche un po' di calcite. Oltre a questi materiali, come vedete, Zerg ha aggiunto anche il legno di birch, che devo dire ci sta piuttosto bene, anche perché è facile da farmare dal momento che abbiamo le farm automatiche di legno, e quindi è piuttosto facile da ottenere. Ci sono poi alcuni dettagli in tuffo, visto che grazie alle mod abbiamo veramente moltissime varianti di questo blocco, e Zerg ha deciso di metterci dentro anche della lava stone, che è molto interessante perché questa pietra molto scura, molto grigia, con una texture particolarmente piatta. Oltre a tutto ciò c'è anche dell'andesite liscia. E oltre a tutto ciò c'è anche qualche slab verticale di birch. Vedo che ha provato a usare anche i pannelli di vetro, ma questi non si collegano con gli slab, per cui probabilmente potremmo sostituirli ad esempio con degli slab di vetro. La torre non sappiamo ancora quanto sarà alta, non sarà bassa, ma non sarà neanche altissima, anche perché come vedete già adesso non è bassissima, quantomeno non lo è rispetto al resto delle strutture. Comunque il quadrante dell'orologio sarà molto ampio, sarà funzionante difatti grazie a un blocco che è questo qui, il clockwork bearing. Zerg sarà in grado di far muovere l'orologio effettivamente, fargli indicare le ore e i minuti. Questo sarà veramente molto figo. Vedo che peraltro ha provato anche con il legno di willow, però il legno di willow, beh, è quel giallo acido quasi fosforescente che non è un granché. L'unica cosa, per le finestre al posto che i pannelli si possono utilizzare gli slab verticali di vetro. Sai, si attacca pure, invece così non si attacca. Esatto. Gli slab possiamo buttare. Cacca pupù. No, cacca pupù. No, potremmo mettere questi punti qua, magari un pochino di andesite, di diorite levigata, un pochino di cut. Dio. Bravissimo. Ah, hai visto che piccone ho? Che piccone hai? Si autoripara. Praticamente a mending? No, si autoripara, proprio così. Col tempo. Ah, col tempo si auto... Minchia, che ce l'ho fatta. Incredibile. Però il blocco sbagliato ho messo. E vabbè. Allora, dobbiamo fare delle voragini tutto attorno con dei coccodrilli dentro. Guarda, non mi farò domande. Dico solo che mi va bene, lo faremo. Sarà molto bello. No, adesso mentre costruiamo, poi dopo rimettiamo tutto a posto. Perché almeno così gli slime non ci cacano il cazzo ogni 3 secondi. Ah, ma sei un genio. Mi metto a scavare subito. Facciamo che ci mettiamo anche, aspetta, nel chat vocale unica, così almeno ci sentiamo anche se siamo lontani. Passo banana. Ok, hai visto anche il nome del gruppo, come si chiama? Aldo Moro. Che? Che chissà cosa fa. Ok, vedi, ho fatto un 12 grande in grassetto. Oh, da qui si vede ancora, da casa di cielo vi si legge ancora 12. È vero, allora sì, usiamo questo. Le lancette come le facciamo? Io ho pensato legno, tipo i bastoncini, diciamo le travi di legno, e la punta, le golden bar. Allora facciamo le ore con le fence. Tanto funziona come la farm di legno, quindi se noi mettiamo la fence lei dovrebbe sempre essere girata dal lato giusto. Quindi mettiamo le fence magari per le ore, le end rod o quelle che hai detto te, le blaze rod, non mi ricordo cosa hai detto, per i minuti. Allora, siamo andati avanti con la costruzione. Fondamentalmente abbiamo riportato la stessa trama anche su tutti i quattro lati. Abbiamo fatto queste belle colonne larghe, molto possenti, e stiamo utilizzando le clessidre con le botole di brass per poter fare, diciamo, il corrimano qua, per nascondere fondamentalmente il cambio di dimensione tra una colonna e l'altra. Quello che faremo fondamentalmente adesso sarà ripetere questo design per altre 3 volte, 3-4 volte, vediamo quanto ci piace e quanto viene alto. E una volta fatto ciò inizieremo con il quadrante dell'orologio. Sarà comunque una costruzione di dimensioni importanti, quindi non so quanto verrà grande. Ma sul corrimano, dica, mercoledì dove sta? Non ho capito la battuta perché non guardo serie TV. Mercoledì della famiglia Adams. Uh-huh. A mano. Sì. Alla mano che... Sì, questo lo so. Corrimano. Ah,
veramente incredibile, fratello. Sei il king delle battute. Sai cos'altro dobbiamo fare? La vedi quella monnezza là enorme in cielo? È da tirare giù, sicuramente. Come lo fai a tirare giù qualcosa? Boh, ci sarà qualche piccone figo che mina 200 blocchi o qualche TNT potente. Non lo so. Qualcosa di quest'ordine di lunghezza, mi verrebbe da dire. Allora, vediamo. Davide Giovanni parla. Giornata rovinata. Voglio provare una cosa. Non so se funziona, come funziona. Però penso ci dobbiamo allontanare da qua. Ma credo che non la faremo magari qua al centro, dove potremmo rompere qualcosa che abbiamo costruito. Non so cosa tu voglia provare, lo ammetto. Però non lo so, dobbiamo allontanarci da qua. Mi ha messo un po' di ansietta. Andiamo alla casa di Selophy. Allora, io il mortaio qua l'ho messo. Ah, vuole proprio la gunpowder. E io ce l'ho, però devo tornare indietro. Io ho finito il cappello. Vai, vado io, addio, niente per qua. Ok. No, ma vedo, sono caduto. No, devo pure ricaricare il cappello. Doppia attesa. Sono pronto. Sei pronto? Sì. È stato molto meno epico di quello che mi aspettavo. Sì. Vediamo quanto danno fa. Suca. Fa tanto danno. Il danno c'è, c'è tutto. Però non è che distrugge chissà quanto. No, speravo distruggesse di più. Vabbè, ma sai cosa ti dico? Questa struttura è fatta per tre quarti in legno. Quindi adesso io arrivo lì con calma, perché il cappello ha la sua velocità, e faccio questa cosa qui. Non la distruggerà tutta, però una buona parte. Beh, devo dire che la torre sta venendo piuttosto bene. Bella alta, bella slanciata. Ci manca un po' di strutture attorno, simili. Poi vediamo, magari. Eccomi. Ecco, perfetto. Purtroppo Goodend al domore vivo non ci stava. Vado a vedere il regalino che mi hai fatto, sono curioso. Ma mi senti? Sì, ti sento. Io non ti sento. Come non mi senti? Mi hai appena risposto. Ma mi senti? Io sì, ti sento. Allora, hai detto che serve la tessera. Quale tessera? Quella del Partito Comunista? No, è in verità qui dentro c'è la tessera. Ah, è qua dentro la tessera. Io sì, apro, per entrare. Sì, apri. Ok, per poter accedere alla torre dell'orologio. Un pass. È il pass battaglia di Minecraft. Ah, mi ha regalato il pass battaglia di Fortnite. Che bello. Comunque sono fighe le strisce nere. Mi piacciono un mucchio. Belle, eh? Danno carattere e personalità alla torre. Avremo il pass battaglia. Prima o poi vorrei anche iniziare a giocare a DayZ, ma non l'ho ancora fatto per lo stesso motivo per cui non gioco alla Pixelmon da solo. Però prima o poi DayZ lo facciamo. Allora, quindi devo fare così. Sì. Fa pure rumore. No, ma questo quando l'hai scoperto? Quando ci ho messo la redstone. Ma è magia. L'unica cosa che non mi piace della striscia nera è questo pezzo qua, che voglio provare a fare così. A vedere se andando a mettere le scale qua è meglio. Sì, e magari sostituire anche questi con sempre con delle scale al posto di quelle di cocco. Quindi dal basso. Sì, sì, anche qui sempre rivolte verso come erano messe quelle di cocco, solo che sono di Dark Oak. Come cacchio fai? E secondo me fai più rima a mettere da qua. Così. Ma, scusa, ma ti è partito un neurisma. Scusa, fare questa cosa qua non è più facile. Io non so come funzionano le scale. E anche oggi Zerk ha imparato una cosa nuova della vanilla. Perfetto. Ma shiftando? No, no, ma semplicemente dall'alto. Cioè, in base a come guardi il blocco, se lo punti verso l'alto, ti mette la scala girata così. Se lo punti verso il basso, te la mette così. Cioè, scusami, tu fai cazzi volanti, le astronavi giganti, e non sai mettere delle scale. Ma che cazzo di problemi hai? Non so, ho avuto sempre dei problemi con le scale. Non chiedermelo. Quello che bisogna fare adesso è fondamentalmente il quadrante, che sarà bello grande, perché comunque la torre è di dimensioni molto generose, e in più il quadrante sarà anche più largo, perché la torre, come vedete in video, si sta allargando ulteriormente. Quello che devo un attimo capire è di quanto allargare il quadrante. Tu quanto la faresti grande secondo te? E dobbiamo calcolare secondo i numeri. L'ultima volta, l'ultima stima che abbiamo fatto era 11. Era 11, per tipo lato. Ma se qua è ancora più grande, possiamo tranquillamente farlo anche più grande. Cioè qua è sicuramente più grande. Quindi 13. Che figo, però le spine sono belle, mi piacciono come item. Pillar, intendi quelli di pietra? Non lo so, magari quelli lì stanno meglio sul tetto. Il problema è che qua di pietra non ce n'è. O li mettiamo e poi facciamo un edificio con tanta pietra in modo che ci stiano bene, che abbiano un senso. Oppure non lo so. Tanto oppure facciamo il Dark Oak diretto, come abbiamo fatto qua, come se fosse un continuo. Ok. Mi sono dimenticato che non avevo il cappello. Vedi che salva la vita il cappello, te l'ho detto. Mi sono proprio buttato giù con convinzione. Minchia, sei grosso il quadrante. Però sì, mi piace, ci sta. Guarda che bel quadrante. Guarda che cazzo di opera d'arte che ho fatto. Pare l'uomo vitruviano di Giotto, che in realtà è di Leonardo da Vinci. Però è bellissimo. Guarda quanto è perfetto. Scusate, però vorrei farvi vedere la chat. Zeri che cade da un posto alto. Cappello scarico. Godo. Davide Giovanni cade da un posto alto. Scusate per l'interruzione.
Zerg tra poco darà il via all'orologio e vedremo finalmente. Ok, funziona. No, non funziona affatto. No. Intanto il tetto io l'ho fatto in questa maniera qui, perché tanto non si vedrà mai dal basso. Quindi ho fatto una roba molto carina. Colino, ho messo una dripstone qui a caso come puntale, ma fa abbastanza caccare, poi la cambio. Quello che succede è che praticamente Zerg sta avendo problemi di ogni sorta con l'orologio. Di fatto non riesce a farlo funzionare correttamente, nonostante da questa parte effettivamente funzioni per metà, perché le lancette dei minuti effettivamente funzionano, anche se quella delle ore non funziona. Si è scaricato il cappello e ora sono in cima alla torre. Devi fare come prima. È solo che adesso... Vabbè, sono smonto direttamente qua. Ammetto che la torre è figa, però manca di contestualizzazione all'interno di questo settore comunque. Perché alla fine è l'unica struttura così, è un pochino fuori luogo, ma secondo me non ci vorrà molto prima di riuscire ad inserirla correttamente, anche con altre strutture. Ah, lì c'è una casa nuova. Ah, di Mr. Tele. E vado a vederla. Sì, diciamo che è tutta monocromatica. È letteralmente tutta quanta di un unico colore. Casa di Mr. Tele. È completamente monocromatica, è un legno solo ha usato, un solo materiale, due però dello stesso colore, perché c'è anche i log di quercia. È completamente monocromatica, ci mancava solo che usava i log completamente cortecciati ed era proprio letteralmente di un unico colore. Tele, un po' di colore, dai, su. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei case, tutte quante dello stesso identico colore, 90% spruce. Ma quando dicevo che questo posto sarebbe sembrato le cartapecchie sul Mekong, non scherzavo. Cosa? Sai che saltare sui palloni non ti fai male? Il cappello scarico. Godo. Godo. Io sono 10 minuti che non so più cosa devo fare. Sì, bisogna dire che le blackboard sono veramente una figata, perché ti permettono di fare praticamente delle piccole pixel art così, pronti via, bianco e nero, senza troppe difficoltà. Queste qua sarebbero veramente fighe anche in survival. Due numeri sono fatti, adesso bisogna aspettare Zerk, che sta facendo il 3 e il 12, mentre invece tutti gli altri li facciamo usando dei particolari item luminosi simili a delle pietre. Allora, sì, amici, finalmente abbiamo terminato questa enorme torre. In realtà manca veramente tantissimo. Quest'area a livello geografico si presta veramente molto ad essere decorata. Bisognerà solo dar fuoco a tutte le bellissime casette che sono state costruite qui attorno, che sono tutte quante convenientemente state costruite in legno, quindi molto semplici da bruciare. Detto questo, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici, perché altrimenti qui si fa la fame e noi non vogliamo fare la fame. Se arriviamo a 50 like do fuoco alla casa di Tele. Vi ricordo di passare a Telegram, Instagram e TikTok e dal canale ovviamente anche di Zerk, che lascerò ovviamente qui sotto in descrizione. Infine vi ricordo di pregare la Betulle. Tanti saluti. Ciao. Ciao.